Ciao amici di XS2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Quanto è bella l'estate, specialmente per noi amanti del mondo dei droni, che grazie a DJI ogni anno ci ritroviamo con nuovi giocattoli super costosi da dover comprare, e anche quest'anno non fa distinzione, purtroppo. Ok, nonostante non siano stati lanciati dei veri e propri nuovi droni durante l'estate 2019, o almeno non ancora, ieri è stato presentato un nuovo prodotto totalmente a sorpresa che, ragazzi, credetemi, è una vera e propria innovazione. Si tratta del DJI Digital FPV System, un kit da montare sul vostro drone racing che lo renderà di colpo un drone racing con segnale radio digitale. Davvero incredibile. E questo kit è composto dal visore FPV, dal modulo da montare sul vostro drone racing con telecamera Full HD incorporata e dal radiocomando. Ora andiamo per gradi e vi spiego più nel dettaglio come funziona. Una doverosa premessa però: io non sono un grande esperto del mondo racing. Sì, fa sempre parte del settore droni, però è un mondo quasi a sé stante. Serve davvero tanto studio, conoscenza, test e anche crash, incidenti, per potersi ad entrare al meglio in questo settore. Quindi, se sto dicendo qualche stupidaggine, per favore correggetemi con un bel commento. Chi pilota o chi ha pilotato almeno una volta un drone racing sicuramente saprà quanto è importante il visore FPV per un controllo preciso del proprio drone. È fondamentale. Fino ad oggi i visori FPV per i droni racing sono sempre stati con segnale analogico. Questo perché la latenza del segnale analogico è prossima allo zero. Ora i meno esperti si staranno chiedendo: ma Michele, cos'è la latenza? Beh, cercherò di spiegarvelo con un piccolo esempio. Quando voi pilotate il vostro classico drone fotografico come un DJI Mavic, un Phantom, uno Spark, un Midrone, un Fimix 8, un Absanzino, insomma, quello che è, i soliti droni che si connettono al radiocomando e poi allo smartphone tramite il segnale radio digitale, beh, sicuramente vi sarete accorti che quando il drone è in volo e date il segnale radio, magari per farlo girare a destra, il drone si muove subito in aria, risponde subito al comando, ma l'immagine sul vostro smartphone, l'immagine digitale, impiegherà qualche istante per avere una corrispondenza con il movimento del drone. Insomma, un ritardo video che cresce man mano che il drone si allontana, che viene chiamato appunto latenza. Ecco, questa latenza, questo ritardo video con il segnale analogico utilizzato sui visori FPV dei droni racing è praticamente assente. Capite bene che pilotare un drone racer con una latenza elevata è praticamente impossibile. È fondamentale che il rapporto tra il movimento che diamo al drone con il radiocomando e il ritorno dell'immagine sul nostro visore FPV sia istantanea, in rapporto 1 a 1. Quindi ora voi direte: ma è fantastico il segnale analogico, perché non lo utilizzano su tutti i droni? Beh, semplicemente perché ha anche i suoi grandi punti, aspetti negativi. Innanzitutto, il segnale analogico è comparabile ai vecchi televisori a tubo catodico, quindi la qualità del video sul nostro visore FPV o monitor a radiofrequenza analogica, beh, è davvero bassissima, talmente bassa che spesso non permette di distinguere dei dettagli, degli ostacoli, dei pericoli che possono esserci davanti al drone, come ad esempio dei piccoli rametti, cavi dell'alta tensione e così via. Inoltre, il segnale analogico, più ci si allontana, più perde qualità e compaiono quelle interferenze, quelle bande tremolanti che erano così classiche sui vecchi TV a tubo catodico. Inoltre, come se non bastasse, il segnale analogico utilizza delle frequenze comuni a cui tutti possono connettersi, e questo comporta che c'è un segnale radio davvero molto inquinato. Se si vola magari vicino a città o a centri urbani, ma anche fuori, credetemi,
capita davvero molto spesso che ci siano davvero tante interferenze che rendono quindi ingovernabile il proprio drone racing. Mi viene in mente un esempio, infatti recentemente a Torino, se non sbaglio, si è svolta una tappa della Drone Champions League, una gara di droni racing che però ha visto un grave problema durante lo svolgimento della gara. Infatti i piloti si sono lamentati del grande disturbo video, delle grandi fortissime interferenze che stavano subendo durante la gara. Ora, io non so se queste interferenze sono dovute magari al fatto che la gara si è svolta in un centro urbano, oppure qualche guastafeste che ha voluto disturbare il segnale radio, perché credetemi, disturbare il segnale radio analogico è davvero semplice e non servono nemmeno delle apparecchiature troppo costose. Quindi questi sono dei grandi limiti del segnale analogico. Ed ecco che entra in gioco DJI con il suo nuovo visore FPV che utilizza un segnale radio digitale, a detta di DJI, a bassissima latenza. Si parla di un minimo di 7 millisecondi di latenza, meno di un battito di ciglia, ed un massimo di 28 millisecondi, comunque ancora bassissimo, alla distanza massima di 4 km, che se fosse davvero così sarebbe un risultato incredibile. Ma ovviamente per saperlo bisognerebbe testare con mano questo visore FPV, ma non è così facile, vi spiegherò a fine video perché. Il segnale radio digitale ha tanti vantaggi, innanzitutto la qualità del video, la qualità dell'immagine che è in alta definizione. Anche qui torniamo al paragone con i televisori: se il segnale analogico era comparabile ai vecchi tubo catodico CRT, il segnale digitale è comparabile ai televisori ad alta definizione. Quindi qualità di immagine molto elevata che permette di distinguere anche ostacoli molto piccoli e impercettibili, è una cosa fondamentale durante il volo di un drone racing, sia in ambito ludico, hobbistico, sia in ambito professionale. E inoltre DJI utilizza per il suo nuovo visore FPV un canale radio proprietario. Questo significa che nessuno potrà connettersi a questo canale radio, a parte chi possiede questo kit FPV, e quindi non dovrebbero esserci assolutamente interferenze. E questa è davvero una gran cosa, specialmente durante le gare e le competizioni di questa categoria. Spero quindi di avervi fatto capire qual è la grande innovazione che DJI porta in questo mondo, ma vorrei un attimo soffermarmi sul design di questo visore. Secondo me il progettista o lo studio che disegna i nuovi prodotti della DJI è un grande amante di film di fantascienza come Star Wars o di serie TV come Star Trek, perché questo nuovo visore FPV, come tutti i prodotti della DJI, sembra provenire dal futuro. Con queste, no, non è un gestaccio, 4 antenne omnidirezionali che fuoriescono da ogni angolo del nuovo visore della DJI. Ovviamente per tutte le specifiche tecniche come la risoluzione effettiva, che dovrebbe essere 720p a 120 fps, se non sbaglio, la comodità, il materiale di cui è fatto, la possibilità di spostare le lenti, beh, vi rimando alla scheda tecnica sul sito ufficiale della DJI che vi linko qui sotto in descrizione video. Oltre al visore FPV, questo kit è dotato ovviamente del modulo da installare sul proprio drone racing, che è munito di una cam Full HD a 60 fps, che permette quindi di registrare le proprie sessioni di volo racing con un'ottima qualità video, anche senza dover montare una action cam sul drone. E infine presente anche il radiocomando, e il radiocomando è un capitolo a parte, perché chi utilizza un drone racing solitamente compra un tipo di radiocomando molto particolare, lo personalizza in tutte le levette, i pulsanti, quindi è un po' difficile farsi piacere magari questo radiocomando, perché è davvero molto semplice, almeno a un primo sguardo sembra quello del Phantom. È dotato di due antenne, dovrebbe permettere un range di controllo attorno ai 4 km, però anche in questo caso bisognerebbe provarlo con mano. E a sostegno di questa mia idea dell'accessoriosità, si può dire, vabbè, del fatto che non sia un componente fondamentale il radiocomando, viene venduto a parte. Comunque questo in buona sostanza è un riepilogo del nuovo DJI Digital FPV
System che permette un range di controllo con bassissima latenza e senza interferenze fino ai 4 km di distanza. E i prezzi? Beh, i prezzi li potete vedere aprendo il link che vi lascio qui sotto in descrizione del sito DJI. Partono da 879 euro per il kit comprendente il visore FPV più il modulo con cam da montare sul proprio drone racing, e si arriva a 999 euro, 1000 euro praticamente, per il kit completo contenente in più il radiocomando. I prezzi sono i classici prezzi DJI, non sono sicuramente abbordabili, però c'è da dire che c'è un grande lavoro dietro sull'innovazione che secondo me è davvero encomiabile. Se dovessero spuntare dei coupon, ovviamente ve li linkerò nel mio solito canale Telegram che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Ok ragazzi, che dire in conclusione? Secondo me questo nuovo kit FPV digitale della DJI è una vera e propria rivoluzione in questo campo racing. Ho già letto di alcune aziende che stanno già pensando di dar battaglia a DJI in questo settore con dei propri visori digitali, e la concorrenza fa sempre bene perché abbassa i prezzi, quindi stiamo a vedere. Bisognerebbe provarlo con mano per capire se questa innovazione funziona davvero, se la latenza è così bassa anche a grandi distanze, permettendo un controllo 1-1 in totale sicurezza di precisione del proprio drone racing. E credetemi, questa non è una cosa così scontata. Concludo dicendo che DJI si è affacciata al mondo racing già da un anno e mezzo fa con un altro visore analogico, con un modulo digitale che però aveva una latenza abbastanza alta, quindi vuole investire in questo campo, forse perché ora ci sono molte competizioni anche con montepremi molto alti, quindi c'è molta pubblicità, o almeno questo è quello che penso io. Sarei curioso di vedere e provare un vero e proprio drone racing sviluppato interamente dalla DJI. Secondo me sarebbe davvero una figata. Ok, stavo dimenticando un particolare, non ho nessun computer, nessun testo, quindi sto andando completamente a memoria da quello che ho letto ieri. Il nuovo visore FPV della DJI è dotato anche di un modulo analogico in caso volessimo effettuare uno switch da digitale ad analogico. Vabbè, comunque è una implementazione gradita. Ok ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questo nuovo prodotto della DJI. Secondo voi è un'innovazione oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete acquistarlo trovate il link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e canale Instagram. Entrate numerosi! E infine amici, se volete supportarci, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e parenti, e questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su ADX2Games. Fa caldissimo, bella l'estate, però fa caldo. Ciao.